questo è Gearboard con controller. Come vedete, una colorazione che richiama quello che è il colore il nuovo colore lanciato in occasione di Galaxy S8, la mascherina che invece è nero lucida. Il design è molto simile al modello precedente, in realtà cambia a livello di ergonomia grazie a dei nuovi materiali che permettono un'indossabilità ancora migliore, nonostante il peso che comunque deve anche sopportare quello dello smartphone inserito all'interno. Totalmente nuovo invece il Gearboard con controller. Come vedete, un controller che ha tutti i tasti che fino ad ora avevamo soltanto sulla parte laterale del Gearboard e che quindi va a migliorare quella che è l'esperienza d'utilizzo del dispositivo. Quindi io, attraverso il controller, ho la possibilità di muovermi all'interno dell'ambiente di Oculus utilizzando il touchpad, nonché di tornare indietro o di ritornare alla home e poi di regolare il volume delle mie applicazioni o dei video che sto guardando. Andiamo a mangiare. Come vi dicevo, il controller è un controller Bluetooth che si collega direttamente allo smartphone. Per quanto riguarda i prezzi e il posizionamento, rimane lo stesso dell'anno scorso, quindi avrà un prezzo di €129,90 con un controller già presente in confezione che avrà un valore stand alone di quasi €40, quindi un grande valore aggiunto che questa volta viene dato in esclusiva già al momento dell'acquisto del Gearboard. Le app ottimizzate per il controller saranno al lancio 30, a cui ne seguiranno altre 80 già presenti ma ottimizzate, e poi tutte le altre 600 e più app che invece è possibile scaricare tuttora dall'Oculus Store. Sulla parte posteriore del controller è presente un trigger che ricorda molto il tasto presente sui joystick delle principali console. Anche questo un chiaro segno di come il controller di Gearboard sia un controller principalmente per giocare e per divertirsi.